Ciao, ciao amore mio. Ciao, topino. Che bello, Dio. Che bello, dice la mamma, mi cambia. Buongiorno, sono le 6:01 e questa è la sinfonia che mi sveglia. Adesso mi sveglia. Oh, si è svegliato all'una. Oh. Scusatemi, si è svegliato all'1:30 e mi ha detto: Manuel, ha dormito fino più o meno adesso. È un po' che mi augura, a dire la verità. Però è inutile che mi svegli, cioè che mi alzi e appena inizia a miagolare, perché poi non mi finisce il biberon. Adesso andiamo a vedere sto bimbo pianolente. Buongiorno. Buongiorno piccolino. Ciao. Cosa c'è? Cosa c'è? Frignetta. Buongiorno. Buongiorno Indira. Ciao amore. Ciao. Buongiorno. Manu non c'è, è già andato al lavoro. Saluti Alessandro. Oh, scusate. Tanto bene si sta a letto. Vabbè, adesso prendo il piccolino e andiamo giù a mangiare, a fare colazione. Eccoci in cucina per preparare il biberon per questo marmocchio. Ciao marmocchio. Dai, adesso te lo faccio, porta pazienza un attimo. Ciao, Andiri. Chi c'è lì? Chi c'è lì? C'è il tuo fratellino. Eh? C'è il tuo fratellino. Amore. Oddio, quanto sei bella te. Cosa fai? Vai là nel tuo cuscino, dai. Mettiti lì nel tuo cuscino, lo so che non c'è più posto in sta casa, perché è tutto pieno dei suoi aggeggi, vero? Vero Gigi, vero Gigi, oh Gigi. Beh, cos'è sta faccia? E se la va a mettere per preparare il Su bibe? la persiana è buio, pesto ancora fuori. Allucinante. Quindi ha mangiato all'1:20. 160, adesso mettiamo 6:15, in teoria mi dovrei mangiare i 145. Con calma, che non è 2000 anni che non mangi, sai? Perché parti sempre così, poi me lo avanzi. Piano, amore. Piano. Fa vedere come sei vestito. Col pigiamini. Col pigiamini. Indira sta dormendo. Vai, Indira. Lo facevi nenni, topina. Mangia, mangia, te vieni grande. Come dicevo, ovviamente avanzato un po' di latte. Adesso ha sonno. Lui. Vero?
Pigno. Ehi. Facciamo routine e vai un attimo nella tua culla che fa colazione anche la mamma. E ho finito di leggere un paio di giorni fa il libro È facile controllare il peso se sai come farlo di Alan qualcosa e sto provando appunto a seguire i consigli del libro. Vedremo più avanti i risultati ottenuti perché qua dalla gravidanza ho messo su più di 20 kg e sono riuscita a perderne solo 10, il che non va affatto bene. Faccio colazione. A dopo, colazione fatta, alla fine ho mangiato un kiwi, un mandarino e 3 noci, perché questo qua fa schifo e perché soprattutto perché non avevo più fame. Il succo questo qua, ragazze, se avete Eurospin vicino è spettacolare, buonissimo. Adesso sistemo qua un attimo la cucina, sterilizzo i ciucci, il biberò e andiamo su a cambiare il sangue. Buongiorno! Ciao Topino! Ciao Topino mio! Chi è che cambia le chiappe adesso? Chi è che cambia le chiappe adesso? Eh? Dimmi, sei tu che cambi il... metti sul vestitino in cinghia, bello questo qua, guarda. E cambiamo le chiappe, eh? Fai un sorrisino per la stampa? O fai un sorrisino per la stampa? Eh? Ciao! Ciao, amore mio! Ciao, Topino! Che bello, Dio! Che bello, dice la mamma, mi cambia tutto! Gira! Ciao! Vieni a controllare! Vieni, dai! Senti, senti dove va? Dove vai adesso? Eh? E te? Gamboni, fai vedere, guarda che piedone grande che c'è qua, che piedone grande, oh che piedone grande che ha il mio piccolino, topastro, a chi ridi, a chi ridi te, a chi ridi, oh c'è un altro bambino lì, a chi ridi, eccoci vestiti. Ma chi è che ha gli orsetti nei piedini? Chi è che ha gli orsetti nei piedini? Eh? Sei tu che hai gli orsetti nei piedini? Ah? Eh? Ma sei te ad avere gli orsetti nei piedini? Dimmi. Chi? Sì. Tu ce li hai? Tu ce li hai? Sì! Figo! Ciao principe azzurro, ciao principe azzurro, oh, quanto mi piacciono le coccole, io sono un coccoloso, osci tanto tanto, tanto Andiamo a prendere il tanto. tuo cuscino che fili nella culla adesso. E l'indira dov'è? Vieni qua. Che andiamo a vedere dov'è l'indira. Ma sei tornata a letto? Ma sei tornata a letto? Ma cosa fai qua? Eh? E te? E te farabutto della mamma. Cosa fai qua? Fai le coche. Ho le coche da coca con la mamma. Sì, sono tanto per le coche con la mamma.
già sorrisi. Ma ciao sorrisi. Ciao sorrisi. Oh, adesso chiacchiere. Chiacchiere, chiacchiere te. Cosa mi devi dire? Cosa mi devi dire? Cosa vuoi dire al tuo mamma? Vuoi raccontare la storia dell'orso? Eh? Mi vuoi raccontare la storia dell'orso? Dimmi. Sei bello. Bene, stufa accesa. Indira dorme. Alessandro. Non sempre essere alzati significa essere svegli. Infatti, sono ancora in pigiama, sono le 8:30, sono nel divano e sto guardando. The Middle. Appena finisce, mi vado a sistemare. Manuel mi ha appena mandato una foto di dove sta lavorando. Guardate quanta neve. Qua invece piove. E adesso, visto che Alessandro dorme, andrò ad editare il video haul che ho registrato un paio di giorni fa. Eccolo qua che fa le nane, lui è il mio patato. Quando i sintomi di influenza ti fanno Cioè, da sentire notare come è messo. Ok, sono operativa, si sta aprendo il programma di editing. Cioè, guardate che casino. E lì c'è il tettino che dorme e qua l'Indira. Sono passati tipo 3 secondi da quando vi ho detto che iniziavo a editare. Cosa c'è? Buongiorno, ben risvegliato. Buongiorno. Buongiorno. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non trovavi più la tua mamma? Eh? Non trovavi più la mamma? Cosa c'è? Eccolo con la sua pipa. Eccolo con la sua pipa. Eh? Tienila, tienila, che fra un po' mangiamo. Bene. Cominciamo a rompere le palle. Errori, errori, errori. Non va una pippazza. Comunque, ragazze, ho finito di editare il video. Adesso lo devo comprimere, no, decomprimere, comprimere. E quanto cacchio parlo, ragazze? Cioè, 23 minuti tagliando un sacco. Quindi, oh mio Dio, come fate ad ascoltarmi? Intanto c'è qualcun altro qua che chiacchiera, che ha mangiato e ha avanzato il cibo, vero? Ale? Ale? Dai, computer, assistimi, funziona! Il polentino è nella sua giostrina preferita. Vero? Ci verrei anch'io lì? Nel dindolino, ah? Anche ai miei tempi c'erano ste cose. Eh? Ciao Topino, ciao. Sei arrabbiato? Sei arrabbiato dopo? Ma sei arrabbiato? Dai, qua che ciuffo. Guarda che ciuffo. Guarda che ciuffo. Oddio, che ciuffo, che ciuffo. Cipollino.
cominciamo a preparare le pappe. Oggi ragazzi mi preparo i cereali. Sono indecisa tra i cereali con le zucchine o il couscous con le zucchine. Adesso vedrò cosa più mi garba. Vediamo qua. Se piove ancora. Bah. Si capisce. Oddio il fuoco. Oddio il fuoco. Ditemi che va ancora. Sì, va ancora. Italia 1. Oh ragazzi, si sta da Dio con la stufa accesa. Chissà mano il poverino. Là al freddo e al gelo. Dai, Indira. Indira. Andiamo a fare la pipì, dai. Dai. Il tuo posto. Ale. Bene, sto facendo il sughetto con zucchina e tonno e alla fine opterò per degli spaghetti integrali perché mi è venuta voglia mentre pensavo di mettere su i cereali di mangiare spaghetti integrali. Andiamo a vedere cos'ha sto fagiolo. Ehi, cipollina, cosa c'è? Cosa c'è da finfolare? Cosa c'è da finfolare? Non può mica stare sempre a guardarti la mamma, sai? Non può mica sempre stare qua a guardare te che mi guardi. Fai un po' di nine, no? E lo sputi. Perché lo sputi e poi lo vuoi, e poi piangi che lo vuoi. Massacra non. Massacra non, tienilo. Non è un gioco, non è un gioco che tu sputi la pipa e io te la devo rimettere dentro in bocca. Hai capito? Hai capito? Bene ragazze, giornata nera oggi, nera perché da quando ho fatto l'aggiornamento del Mac non mi funziona più Final Cut e Compressor, non mi funzionano più Final Cut e Compressor, quindi cosa ho avuto la brillante idea di fare? Li ho cancellati, quindi adesso sono incasinatissima per reinstallarli. Qua mi ci vorrà una vita, quindi il video l'ho editato, non so quando Capperi lo potrò mettere online perché appunto se non ho compressor non vado da nessuna parte. E quindi, yeah! Porcaccia paletta porca! Chi è che ha mangiato ed è gonfio di cibo? Chi è che è gonfio di cibo? Dimmi, tu fagotto piccolo? Sei gonfio di cibo? Sì. Sì, sì. Sì, sì, sono gonfio, mamma. Non hai mangiato il bibo, ma sai che non è finito neanche questo, vero? Adesso andiamo. Ridi, ridi. Ridi, ridi, mamma Luca. Ridi, ridi, mamma Luca. Andiamo a cambiare le chiappe? Andiamo a cambiare quelle chiappe lì puzzone. Vediamo questo chiacchierone qua. Fuori la cosciotta di pollo. Fuori la cosciotta di pollo. Una cosciotta di pollo, quello qua. Fuori bidino. E adesso tiriamo fuori anche l'altro. E vediamo che sorprese troviamo. Fermo, fermo. Fermo con quei piedoni. Fermo con quei piedoni puzzoni. Piedone puzzoni. Con questi. Piedoni puzzolenti. Ma cosa dici? Cosa dici su? Cosa dici su? Nuovo, vediamo un po' che sorprese troviamo. Non dovrebbe esserci la carta perché l'ho fatta prima. C'è solo tanta pipì. Quanta pipì, quanta pissi, pissi e pissi, pissi. Ah, c'è solo tanta pissi, pissi. Cosa sei, un leone oggi? Fai leone. Stai fermo, non mica pisciare.
Non sta mica a pisciare addosso alla mamma, che lo so che ti diverti. Dov'è la crema? Eccola. Mettiamo un po' di cremina qua, nell'acchiappone del bambinone. Tira giù il pisolo. Tira giù quel pisolo lì, sai, che se mi fai la pipì addosso ti morsico. Ti morsico. Pison. E mi son, pison. Mi son, pison. Ma questi piedi qua dove vanno? Che posa. Che posa. Mamma, che posa questi piedi. Sei un puzzone, sei. Eh sì, è vero mamma, è vero, sono un puzzone, sono un puzzone, puzzone, puzzone. Se stai fermo, cos'hai qua? Guarda, guarda. Peppere, peppere. Calzettino. Oh, vieni, vieni, vieni. Oh, bene, bene, bene. Ho piedino dentro. Ecco qua, un piedino. Ed ecco qua l'altro piedino. Piedino, piedino. Io me lo rido. Io me lo rido. Essere belli freschi. È bello essere belli puliti. Ah, patatino. Patatino. No, ragazze, ma vi rendete conto? Io sto ancora cercando di sistemare il discorso di stamattina col computer. Non ne posso più. Sono le 5 e un quarto. Non ne posso più. Fra un po' prendo il PC e lo butto dal terrazzo. Ciao papi. Un videovlog. Ma che videovlog? Guarda qua quanta neve ha fatto. È quella che mi ha mandato stamattina. No. È un'altra. Guarda, sono Gigione. Non capire. Puzzano sti piedi. Tirati via. Ciao ragazze, scusatemi ma non sono più riuscita a registrare perché mi aveva abbandonato la batteria della macchinetta. Manuel è a letto delle 9 perché poverino si deve svegliare presto domani mattina. Sono stati con i miei suoceri, abbiamo mangiato una pizza, ho visto la macchina nuova, stupenda. E niente, serata tranquillissima. Adesso vado a letto perché è tardissimo, è mezzanotte, ma stasera dovevo guardarmi The Following. Perché non posso fare a meno di vedere The Following, ma proprio preso malissimo. E quindi niente, adesso vado a letto e ci vediamo presto. Ciao!